ha fatto il grafico, l'art director, il copywriter, il produttore cine-televisivo, fino a fare l'insegnante, il giornalista, lo scrittore, lo storico della pubblicità e il motociclista, e si chiama Till Neuburg. Allora, per inquadrarlo un po', ma solo un poco, leggiamo le sue avversioni e i suoi rifiuti. La moda. Federico Fellini. I superstiziosi. Le superstizioni, sai. Le superstiziosi, le superstizioni in genere. I proverbi, l'omeopatia, i fiori di Bach, la New Age. L'opera, il musical, il liscio romagnolo e tutti i cantanti melodici. Sì. L'hamburger, l'acqua gassata, i sottaceti e la Nutella. Bevo io, tanta roba. E per concludere, tutti quanti gli chef. Posso dire una cattiveria? Secondo me Gualtiero Marchesi e tutti quelli che sono venuti dopo di lui hanno rovinato il cibo italiano facendolo diventare design, estetica, porzioni microscopiche a 100 euro al cucchiaio. Gualtiero Marchesi ti ricorderà certamente il risetto con l'oro sopra. Sì, certo. Una bellissima idea di scenografia, ma che col cibo non c'entra nulla. A me piace, anzi, secondo me il cibo italiano è senza discussione l'unico al mondo che è sempre di alto livello. Senti, qui anche quello che si mangia in casa. Qui gli applausi finti diventano veri. Il whisky col ghiaccio. Sì. Il whisky col ghiaccio, allora, perché non ti ghiaccio il whisky? Posso darvi una testimonianza? Allora, mi ha fatto conoscere il whisky il signore che sa era sul lago di Garda, a Salò, che si chiamava il Baffo. E questo qui che ha viaggiato da ragazzo l'Irlanda, la Scozia e tutto quanto, mi ha detto il whisky va bevuto asciutto, senza ghiaccio, con l'acqua separatamente, sì. Non dentro. Tu sei figlio di un grafico, critico d'arte? Pensa, uno okay. Grafico costruttivista era spiritosissimo. Il grafico costruttivo a Zurigo, sì, Zurigo che aveva incontrato una gallerista, se non ho capito male. La madre. Sì. No, la madre di lui, la moglie di lui. Ah, quindi la moglie di lui, la madre di te. Che sì. Aveva esposto, per esempio, Clé. Quadri di Clé mai esposti prima. Era amicissima di Felix Klee, il figlio. E il nonno? Due nonni. Lì si apre un mondo. Eh sì, una vera, come posso dire, fortunosa epopea familiare. Allora, uno dei due nonni, il papà del papà, era amico di Lenin. Perché Lenin ha vissuto 2 anni a Zurigo prima di andare in Russia a firmare la capitolazione dei russi nei confronti dei tedeschi. In quegli anni, mio nonno, che era più che marxista, era anarchico, era molto amico di Lenin, giocando sempre a scacchi, e lo odiava perché perdeva sempre. L'altro nonno, che è il babbo della mamma, era un fuori di testa che ha collezionato arte africana, 4 mogli, ha fatto una scuola privata che era in antitesi alla steineriana, alla Montessori, molto più avanzata, rompiscatole, che però era anche gallerista e è stato il primo mecenate del movimento Dada, e la prima mostra Dada si è tenuta nella galleria di questo mio nonno. Tristan Tzara, Erik Satie, con la gentaglia lì, che era l'art director's club dei primi del Novecento, il dadaismo. Perché sei venuto via dalla Svizzera? Allora, che cosa ti disturbava della Svizzera? La Svizzera di oggi ha due popoli svizzeri, i giovani che vanno benissimo, fortunati, benestanti, informatica, lingue, viaggi, quelli over 40 sono peggio di come li ricordo, sono ancora svizzeri così, reazionari, odiano tutto ciò che è diverso, che è nuovo, sono veramente due popoli. E io purtroppo ho subito la parte più vecchia di questa Svizzera e mi sono rotto le scatole. E poi, non so se ve l'ho raccontato, io sono in Italia e non sono più andato via per merito o per colpa di Luigi Montaini.
Lui era innamorato del costruttivismo, sì. Questi lavori lo dimostrano, poi però è diventato un'altra cosa. Tu hai un dépliant per ogni cosa che hai fatto nella tua vita, c'hai un... hai una brochure, hai fatto una brochure. No, c'è stato quello. Questo piccato giovanile del costruttivismo. Le tre agenzie che mi hanno ospitato era Public Market, quando faceva parte del network CDP con la Dickinson Pierce, poi la TPVA e la Trust Italia. Ma nel frattempo ho fatto anche 2 anni con Bob Nord e Vignelli alla Unima, che però per me erano troppo svizzeri, mi sono rotto un po' le scatole, io di loro, loro di me, e di notte facevo parte della 912, la AD. Era una casa editrice situazionista e si pubblicavano un sacco di lavori, poster, libri, un po' ribelli, un po' anarchici, molto belli, con lavori anche con Richard Hamilton, Yoko Ono, Ben Vautier, insomma un po' quel giro lì. La parola elvetica è la seconda generazione di quel carattere, che è diventato una sorta di stemma, no? Di badge dei grafici di tutto il mondo. Perché prima si chiamava Neue Hassgrotesk. L'Hass, è vero, è vero, è vero. E quando la Stempel ha comprato questa fonderia, sì, hanno detto, ragazzi, è impronunciabile, bisogna cambiare nome, hanno chiamato Helvetica. Stiamo saltando una cosa fondamentale, che è stato un grande produttore con hai aperto case di produzione. Un fortunato produttore. Fortunato produttore. Camera. Ricordo in una specie di indagine che hanno fatto tra i direttori creativi, ovviamente i primi erano sempre la BRV, la Filmaster, meritatamente la Mercurio, però tra una cinquantina di sigle la Camera è arrivata a quarta. Siccome eravamo 3 persone... Non è da buttare non via. Non è da buttare via. E poi la Shining? In sì. Società con la Central. Sì. Poi in Haibon 2 anni, poi con la Mercurio. Contemporaneamente insegnavi anche? Insegnare. Ho cominciato a insegnare in Accademia di Comunicazione, poi qualche battuta anche in Bocconi, università. Come tutti gli esseri umani hanno una vita diritta, stabilita, Bauhaus, razionalista, poi c'erano una valvola di sfogo folle e lui ha le moto. Raccontaci. Sì, ma non le moto, le Gucci, le BMW, no? No. I fighetti milanesi, no. Le moto, no. Solo la velocità. La velocità, quindi pista. Infatti sono diventato veramente amico di Kenny Roberts, Loris Reggiani, un po' l'elite di quelli che andavano un po' veloci. Stato a casa loro, ho un sacco di dediche. Questo era il mio giro. Che Uncini. La Bimota mi volevano come team manager. Dai. E dovevo, avrei dovuto decidere o la pubblicità o le moto. E alla fine ho ceduto. Ma tu andavi in moto, sì o no? E andavo anche in pista. E come andare in moto in pista? Che cosa che io vado pazzo. È una cosa completamente diversa. Sì. Molto diversa. Vabbè, sì. Lui sa di tutti, di più di quelli di loro, cioè lui sa di me, della mia vita, della mia carriera, di quello che ho fatto, o della sua, più di noi, perché è capace di metterti in fila tutto quello che hai fatto. In ordine alfabetico, tant'è vero che... A marcia indietro. Ci ha fatto avere un suo, diciamo, profilo, nel quale c'è anche tre pagine nelle quali c'è scritto amici, collaboratori, conoscenti, e sono messi tutti in ordine alfabetico. Questa è una cosa che potevate fare anche voi. A noi non sarebbe mai venuto in mente, per esempio, di, dopo aver dato un profilo di 6 pagine, di mandare un riassunto di 24 pagine. In mezzo a questa gente che conosci o con la quale hai avuto a che fare, e che ho notato che quelli morti ci hai messo di fianco una croce, e di fianco al mio nome non c'è la croce. Bene. Allora, ho tirato giù qualche nome: Brian Auger, Julie Driscoll, Renato Carosone, John Lennon, Shel Shapiro, Giorgio Golbeschi e, ma soprattutto, alla metà, Helmut Zacharias. Helmut Zacharias meriterebbe di andare al Festival di Sanremo
li ho tutti conosciuti grazie a un fraterno amico, nel senso che lui ha veramente vissuto nella mia famiglia per 2 anni. Gomeschi. Sì, Giorgio Gomeschi poi è scappato a Londra, è diventato il primo manager dei Rolling Stones. Poi hanno lavorato con lui, non so se li conoscete, i Led Zeppelin, e lui era un mio fraterno amico che mi ha fatto conoscere John Lennon, tutta questa gente qui. Piacere, Till Neuburg, piacere sì. John Lennon. Sì. Sì, più o meno sì, in un locale che si chiamava Speakeasy. Speakeasy. E eravamo seduti, allora, di qua c'era Gomeschi, di fronte John Lennon, alla mia sinistra Eric Burton, e io sentivo strimpellare una chitarra. Ho chiesto a Giorgio: ma mi sembra bello, chi è? Beh, vedrai, sentirai parlare. E non l'ho mai visto in faccia, era John McLaughlin. Quando uno mi chiede come questo film, mi dicono è carino, dicono non, allora non, a vedere, non voglio vedere un film carino, voglio vedere un film forte, bello, coinvolgente, che mi dice qualcosa di nuovo. Primo Matteo Garrone, l'imbalsamatore per me è uno dei capolavori del cinema italiano, però anche Gomorra. Qui con Monicelli, cavoli. Allora, pensa, qui sfondi. Siamo andati a Roma, a Cinecittà, e questo disgraziato è arrivato con un'ora di anticipo. Ai. E non sapevamo cosa fare. È arrivato Monicelli, che facciamo? Allora, io ho avuto la fortuna di stare con lui in una saletta a trucco, lui ed io da soli per un'ora, e parlavamo un po' di tutto. E lui ha detto cose durissime. Eravamo in pieno periodo Berlusconi. Io ho chiesto, signor Monicelli, che facciamo qui, in questo paese, questo futuro, questo non futuro? E mi ha detto, ma la rivoluzione l'hanno fatta i francesi, i messicani, gli americani, i russi, i cubani, i cinesi. Persino in Germania hanno tentato, in Italia mai. Tanto che in Italia non si decide a fare una rivoluzione, ma quella vera, dove corre il sangue, le cose non cambieranno mai. Ti dico una cosa di Monicelli. Gli hanno chiesto cosa vorresti fosse scritto sulla tua lapide e lui ha risposto: mai stato alle Maldive. Tu avrai notato che in questa intervista sulla pubblicità a noi della pubblicità non ce ne può fregare di meno. Beh, se vogliamo dire due cattiverie su quella di oggi. Ma sì, dai, diciamole, ma dai, diciamole. Non lo dico da presuntuoso, ma da eterno innamorato della pubblicità di qualità. E vedo, ovviamente con qualche eccezione, è ovvio, ma mediamente le agenzie italiane, mi sembra, stiano ogni giorno di più diventando dei outlet del volantinaggio digitale. Questo non mi piace. Poi naturalmente ci sono poche persone che non fanno così, fanno lavori bellissimi, splendidi, non so. Un mio ex studente, Bruno Bertelli, cavoli, sai di chi sto parlando? Era già bravo da studente. Eh beh, certo. Era subito, si capiva. Si capiva che aveva una si capisce subito. Si aveva subito. No, una passione in più. Till, sei stato un ex grafico, ex art director, ex copywriter, ex produttore, ex motociclista, non sei ex insegnante, facci il tuo payoff, dacci il tuo payoff. Un autentico ex-sombol. Ex-sombol, ex!